Siamo nei camerini del Petruzzelli di Bari, oggi le strade di San Nicola. Abbiamo due personalità importantissime dell'hip hop italiano, DJ Jed e Vladi. Avete portato l'hip hop sul palco dell'opera lirica. Ma infatti, come diceva mio fratello Jed, è veramente un Infatti, grande onore. Vai, vai, Jed, vai. ma infatti, come ho detto quando siamo saliti su quel magico palco del Petruzzelli, per noi è un motivo di orgoglio. Per due cose: per essere su quel palco e poi per essere baresi di origine. Sì, raccontatecela questa storia delle origini baresi. I nostri nonni paterni sono pugliesi di Bari, di Corso Mazzini per essere precisi, esatto. E mio nonno, nonché anche suo nonno, perché siamo fratelli, era un sarto, aveva la sartoria. Aveva una sartoria a Bari Vecchia, ma Bari parliamo del prima della seconda guerra mondiale, eh? Un milione di anni fa o forse due. Però è stata Milano, la periferia della metropoli, a dare questo impulso dell'hip hop. C'è ancora spazio oggi? Un altro motivo d'orgoglio per me Sei un è orgoglio appunto, woman. no, è un Sei motivo un di orgoglio orgoglio woman, avere questa ragazza. portato questo genere in Italia. Certo, non solo gli Articolo 31, parliamo di primi anni 90, c'erano anche altri gruppi come Sottotono, Sangue Misto, tanti gruppi c'erano in quel Voi l'avete reso periodo. più Noi mainstream. l'abbiamo reso veramente nazional popolare ed è in questo momento è la musica più ascoltata dai giovani. Perciò è un motivo di orgoglio, un po' come fece Celentano e tanti del passato che importarono il rock and roll e il rock in Italia, ecco. Beh, dei veri pionieri comunque. Nel futuro? Nel futuro, i ragazzi, stiamo preparando l'album nuovo degli Articolo 31, ovviamente non si possono spoilerare nessun tipo di canzone, Assolutamente titoli, no. perché non si può, e siamo felicissimi di questa cosa, come dice DJ Jay dai Piatti, nonché mio fratello, è un motivo d'orgoglio andare avanti a fare questo lavoro che noi amiamo tantissimo. Grazie. Portare belle vibrazioni. Grazie a voi. Grazie a Ciao. voi.